Ci sono persone che è meglio perdere, persone che non amano se stesse e quindi non sono in grado di amare gli altri. Fabio è incappato in una di queste, riuscendo a perdere tutto. Sta vivendo un amore malato, una storia che in realtà di amore non ha proprio niente. È una preda incosciente di esserlo, perché stordito dalla maschera di comprensione e gentilezza del suo predatore. Fabio tra non molto inizierà a dubitare della persona che ha avuto al suo fianco per mesi e nonostante tenti di scappare, nonostante tenti di reagire, quel demone così crudele lo tiene stretto a sé. Passano settimane ed i mesi diventano anni. Fabio si risveglia e capisce di essere stato manipolato. Pensarci lo addolora, non si riesce a perdonare e si ritiene complice, colpevole di non aver messo fine a tutti quei drammi, inganni e scontri che erano diventati routine. Sono sicuro che un sacco di gente ha pensato che fossi finito. Sono sicuro che un sacco di gente ha pensato che non sarei più tornato. Che ormai...